Ai bambini in passato si raccontavano favole e storie di orchi cattivi, uomini mangia bambini, e fra tutte faceva da capostipite la favola di Barba Blu, l'assassino di ragazze. Oggi quei bambini cresciuti leggono sulle prime pagine dei giornali le storie delle favole della propria infanzia. Elisa Plaps, ragazzina di 16 anni, i cui poveri resti solo nel 2010 vengono ritrovati nel sottotetto di una chiesa, è una di quelle ragazze, vittima di un barbabluno strano, vittima di un assassino brutale che le procurò la morte per le profonde ferite inflitte e la finì per strangolamento. Ha solo 15 anni, Elisa Claps, quando viene uccisa e il suo corpo nascosto per ben 17 anni nella soffitta della chiesa della Santissima Trinità Potenza. Il suo caso, coperto dal segreto di Stato, coinvolge la Chiesa, la magistratura e Danilo Restivo. Giovane ragazzo problematico, ma all'apparenza innocuo. La famiglia Restivo, al momento dei fatti, vive nel comprensorio del seminario, accanto alla chiesa. Grazie al padre, avvocato, scultore, pittore e uomo carismatico apprezzato dalla comunità di Potenza, le bravate di Danilo vengono tollerate. Viene tollerata la sua stranezza innocua di dire arrivederci entrando in una stanza invece di salutare, come viene tollerata la più inquietante stranezza di armarsi di forbici sugli autobus della città di Potenza e tagliare di nascosto ciocche di capelli alle ragazze, per poi custodire il feticcio gelosamente nella sua stanza. Più di una volta l'avvocato Restivo interviene in soccorso di quel figlio difficile. Lo fa nel 1986, quando un Danilo 14enne viene denunciato per aver ferito con un coltello un ragazzino. Lo aveva attirato in un container del seminario insieme alla cugina, lo aveva bendato e poi, dopo aver calzato un guanto da cucina, gli aveva tagliato il collo con un trincetto. La ragazzina aveva avuto la prontezza di spingerlo a terra e trascinare via il cugino. La ferita fu medicata con alcuni punti. Il padre protegge Danilo anche quando il figlio viene denunciato per stalking. È il 1992. Le sue vittime in quegli anni sono alcune studentesse universitarie che abitano davanti alla casa di Restivo in Viale Marconi, a Potenza. Alcune sono amiche della sorella Anna e per questo i loro numeri di telefono finiscono nelle mani di Danilo. Danilo a quei tempi tenta invano di organizzare appuntamenti con le ragazze, affermando di avere un regalo per loro, ma quando viene respinto, le molesta con telefonate in cui manda la colonna sonora di Profondo Rosso, un film su un serial killer che suona una melodia prima di ogni delitto. Le chiama decine e decine di volte, facendo ascoltare solo le voci registrate. Invia delle lettere, alcune sconce, altre romantiche, tutte inquietanti. Il processo per stalking si conclude con un patteggiamento. Danilo non ama le donne, le desidera e le tormenta.
le mutila, tagliando loro le piume. Tutto questo Elisa non può saperlo. Elisa Claps, figlia sedicenne di un tabaccaio e di un'impiegata, è una studentessa al terzo anno di liceo. Una devota cattolica, con l'ambizione di diventare un medico e lavorare con Medici Senza Frontiere. È la più giovane di tre figli. Gli amici riferiranno che era dispiaciuta per Restivo, che appariva solo e depresso. Nel suo diario segreto, però, verranno trovate diverse pagine in cui si lamentava dello strano comportamento del ragazzo. Da un anno Restivo la assilla con un corteggiamento serrato, ma lei, pur avendolo respinto più volte, non ha il coraggio di interrompere i contatti. Così, quando l'11 settembre, di sabato, Danilo le propone di vedersi l'indomani perché vuole darle un regalo, la ragazza non sa resistere. Nonostante le perplessità, accetta di incontrare Restivo alla chiesa della Santissima Trinità, in centro città. Di questo presunto incontro d'amore, lo stesso Restivo avrebbe accennato ad un amico chiedendo suggerimenti. Per l'indomani, domenica, 12 settembre 1993, la famiglia Claps sta programmando di pranzare nella casa di campagna nell'agro di Tito. I genitori e uno dei fratelli di Elisa si sarebbero avviati alle 10 del mattino, mentre Elisa e l'altro fratello, Gildo, li avrebbero raggiunti all'ora di pranzo, intorno alle 12, insieme a Eliana De Cilis, amica di Elisa. Le due ragazze escono da casa Claps intorno alle 11:15. Riferiscono a Gildo che sarebbero andati in chiesa, ma è una bugia adolescenziale. Elisa ha appuntamento con Danilo. Le due ragazze si avviano in via 4 novembre, ma giunte alla piazza di Mario Pagano si dividono. Elisa ha concordato di incontrarsi con Restivo alla chiesa della Santissima Trinità, dove entra con lui e non esce. Non esce più. Alle 13:45 Danilo si presenta al pronto soccorso di Potenza con un taglio sul dorso della mano e i vestiti sporchi di sangue. «Sono caduto», dice il 21enne ai medici. Racconta di essersi ferito entrando in alcuni cantieri in costruzione. Nel pomeriggio dello stesso giorno, dirà, avrebbe preso un autobus per Napoli per sostenere un esame presso la facoltà di odontoiatria, dove era matricola. Quando Restivo sarà interrogato dagli inquirenti sull'incontro, avrà un attacco isterico. Ammetterà quasi subito, però, di aver incontrato Elisa quella domenica nella chiesa della Santissima Trinità e di aver passato un po' di tempo con lei a discutere della ragazza di cui lui si era innamorato. Elisa aveva poi lasciato la chiesa mentre lui era rimasto a pregare. Ci stavano pochissime persone perché la messa era finita. Ci mettiamo dietro l'altare per una decina di minuti, dopodiché Elisa mi dice che a mezzogiorno doveva andare in campagna. La seguo con lo sguardo fino all'uscita principale e dopo mi sono soffermato in chiesa a pregare. E quanto dichiara Danilo Restivo, chi l'ha visto in merito all'incontro che sarebbe avvenuto nella chiesa? Aggiungerà che Elisa era sembrata spaventata e gli aveva confidato che era stata molestata da un ragazzo prima di entrare in chiesa. La famiglia Restivo rifiuterà di consegnare in seguito alla polizia i vestiti che Restivo aveva indossato quella domenica mattina. Ma il fidanzato della sorella di Restivo, Giovanni, dichiarerà
che la giacca di vestivo. Sembrava molto sporca e imbevuta di sangue. Intanto sono le 14 ed Elisa non è ancora tornata a casa. La famiglia Claps entra in allarme. Cominciano le disperate ricerche di Elisa. Gildo, il fratello maggiore, è preoccupato e telefona alla residenza della famiglia Restivo. Gli viene detto che Danilo è fuori città per un saggio universitario. Gildo va in chiesa. Scopre così che il sacerdote in carica, Domenico Sabia, detto Mimì, è anche lui fuori città. Improvvisamente, per alcuni giorni, e ha portato con sé l'unica chiave che dà accesso al piano superiore dell'edificio della chiesa. Sabia, in seguito, si opporrà anche alla perquisizione della chiesa. Gildo allora riferisce alla polizia della scomparsa di sua sorella, ma inizialmente gli viene detto che la questione non ha alcuna urgenza. I genitori e il fratello di Elisa fanno il nome di Restivo a Felicia Genovese, il pubblico ministero incaricato del caso, e raccontano di come Elisa considerasse il ragazzo un corteggiatore assillante e molesto. I giorni passano, ma di Elisa nessuna notizia. In chiesa gli inquirenti non possono entrare. Don Mimì Sabia si è allontanato per motivi di riposo, portandosi via la chiave di accesso. Le indagini partono. La polizia cerca in tutti i modi di acquisire informazioni utili ai fini investigativi. La città si riempie di manifesti con la foto di Elisa. Scatta l'allarme. In un primo momento, gli inquirenti ritengono attendibile la pista investigativa dell'allontanamento volontario, anche se l'assenza di contatti con la famiglia getta forti ombre e molte preoccupazioni. Gli investigatori escludono che possa essersi trattato di un sequestro di persona. Vengono interrogati a tappeto amici, parenti, conoscenti. Mentre le indagini su Elisa Claps procedono a rilento, si apre un'altra inchiesta chiamata Toghe Lucane, che mette sotto la lente la condotta dei magistrati della Basilicata per una presunta ipotesi di manipolazione di alcuni procedimenti giudiziari a favore di un gruppo locale legato alla massoneria. In particolare, il PM Genovese e suo marito Cannizzaro, affiliato alla massoneria, sono sospettati di condizionare procedimenti penali in cui risultano interessati avvocati a loro vicini. L'indagine condotta dal magistrato De Magistris si incrocia con quella sul caso Claps, quando si tratta di verificare la condotta del PM Genovese all'interno delle immagini sulla scomparsa della ragazza. Il caso passa dunque direttamente alla Procura di Salerno, che riparte da zero. Perché in mano il PM Rosa Volpe della Procura di Salerno non ha nulla, perché nulla ha trovato Felice Genovese nell'ambito delle sue investigazioni. Non sono stati sequestrati i vestiti sporchi di sangue dell'unico sospettato e mai indagato. Non è stata effettuata alcuna perquisizione nella casa di Restivo né nella chiesa. Non è stata disposta una perizia psichiatrica su Restivo, nonostante il ragazzo mostrasse chiari segni di una personalità disturbata. L'indagine presenta lacune e omissioni da qualsiasi punto di vista. Intanto, Toghe Lucane si conclude in una bolla di sapone. De Magistris viene trasferito per incompatibilità territoriale e la posizione degli indagati archiviata. Tipico epilogo
della giustizia italiana. Il 12 marzo del 2001, Anna Esposito, dirigente della Digos, viene trovata morta nella sua casa potentina. Stava indagando proprio sul caso Claps. La poliziotta viene trovata impiccata con una cintura di cuoio fissata sulla maniglia di una porta dell'appartamento, a 1,3 m di altezza. L'autopsia evidenzierà traumi e fratture. Ciò nonostante, il caso, dopo una breve indagine che avrà come indagato il compagno della vittima, sarà archiviata. Non sarà approfondito il fatto che alcuni colleghi della donna si erano precipitati nell'appartamento prima dell'arrivo del giudice, inquinando la scena, né sarà giustificata la scomparsa di alcuni fogli dell'agenda dell'Esposito. Alcuni giorni dopo, Anna Esposito avrebbe dovuto incontrare Gildo Claps. Negli anni a venire, altri 3 testimoni del caso moriranno in circostanze misteriose. Nel frattempo, Danilo Restivo, pur essendo implicato nella vicenda, viene lasciato libero. Libero di andare a Napoli per un concorso, libero, qualche tempo dopo, di andare fuori città con il suo diploma di odontotecnico conseguito a fatica in un istituto privato all'età di 21 anni. Libero persino di depistare le indagini. Nel 1999, quando da una postazione computer di un club di Potenza con sala giochi, parte un'email diretta all'indirizzo di posta elettronica che la famiglia Claps aveva creato per raccogliere le segnalazioni. Elisa sta bene, è in Brasile e non vuole essere cercata. Questo il messaggio. O ancora quando sul sito web Il Popolo della Rete compare un post dal titolo Aiutiamo Danilo Restivo, in cui vengono proposte teorie su presunti complotti a danno del ragazzo. Autore delle mail prima e del post poi, si scoprirà essere proprio Danilo Restivo. A Potenza non manca tuttavia chi lo addita come un mostro e chi pensa che nel complotto sia implicato anche il parroco della chiesa, Don Mimì. Per fermare questo presunto accanimento, il padre trova al figlio un lavoro a Roma, ma Danilo non resiste a lungo. Si trasferisce così prima a Rimini, ma qui viene denunciato ed è costretto a fuggire un'altra volta. In questo periodo continua a molestare donne, arrivando a collezionare ciocche di capelli di ogni tipo. In casa sua a Potenza, durante una perquisizione, la DIA troverà foto che ritraggono Danilo in posizioni oscene con donne affette da malformazioni fisiche. Degli spostamenti di Restivo in questo periodo non si è mai saputo granché, ma esiste un dossier preparato da un noto avvocato inglese di fama mondiale, Giovanni Di Stefano, grazie al quale alcuni casi, che saranno poi ripresi in mano dalle autorità francesi e spagnole, fanno desumere che Restivo, per un certo periodo di tempo, abbia soggiornato nel sud della Francia. Lì, nel settembre del 97, una ragazza franco-algerina, Mokhtaria Chaib, viene accoltellata a morte. E l'anno dopo, nel 98, nello stesso luogo e con le stesse modalità, viene uccisa Marie-Hélène Gonzalez. Di Tatiana Anduyar, anche lei del paese, invece non si saprà nulla, sparita, come Elisa Claps. Nel 1999, lo stesso copione si compie a Mallorca, in Spagna,
dove viene accoltellata con l'identico modus operandi usato in Francia una donna inglese, Yvonne O'Brien, ritrovata con il corpo mutilato e i seni tagliati. Intorno al 2000, Restivo comincia una relazione virtuale con Fiamma Marzango, una donna di 15 anni più vecchia di lui, fortemente obesa e residente a Bournemouth, nel Regno Unito. Si stabilisce nell'appartamento di lei e la sposa. Di fronte alla casa di Fiamma Marzango abita Heather Barnett, 48enne, madre separata di due figli di 11 e 14 anni, di professione sarta. Anche Heather finisce nelle mire di Restivo, che si presenta a casa sua dicendo, nel suo inglese stentato, di voler commissionare delle tende per la camera di sua moglie Fiamma. Qualche giorno dopo, precisamente il 12 novembre 2002, la Barnett viene trovata dalla figlia riversa nel suo bagno, con il reggiseno strappato, i seni mutilati, la testa staccata dal collo. Nelle mani a ciocche dei propri capelli e ciocche di capelli sconosciuti. Gli inquirenti britannici danno avvio alle indagini per l'omicidio della donna e Restivo risulta uno dei sospettati. Mettono allora sotto sorveglianza per un lunghissimo tempo l'uomo. E lo sorprendono a spiare delle donne al parco. Restivo però è astuto e ha una risposta ragionevole anche quando lo fermano e nella sua auto trovano una borsa con guanti, coltelli e un cambio d'abito, una specie di kit del serial killer. Intanto in Italia Don Mimì è morto e la chiesa è passata nelle mani del giovane Don Magno, che il 17 marzo del 2010 avverte le autorità per una macabra scoperta fatta dagli operai venuti a controllare una perdita d'acqua nel sottotetto della canonica. Sotto un mucchio di tegole c'è un corpo mummificato, accanto al quale giace un vecchio paio di occhiali ovali. Dopo 17 anni, Elisa esce finalmente dalla chiesa della Santissima Trinità, fermando quello che tutti hanno sempre sospettato. L'anziano sacerdote custodiva in soffitta il corpo della ragazza uccisa da Restivo. È stata accoltellata 13 volte, ma i medici non sono in grado di stabilire se abbia subito violenza sessuale. Lo stato dei suoi poveri resti non permetterà mai di saperlo. Presumibilmente, quel giorno di 18 anni prima, Elisa venne spinta in soffitta da Danilo Restivo, che tentò di violentarla, strappandole i vestiti, e poi la uccise. Il suo reggiseno era stato tagliato e i jeans erano aperti. Dopo il ritrovamento del cadavere di Elisa Claps, la procura di Salerno avvia le indagini per scoprire la mano che con 13 colpi d'arma da taglio ha ucciso Elisa. Il 19 maggio del 2010 Danilo Restivo viene arrestato a Bournemouth, nel Dorset, in Inghilterra. Con il ritrovamento della ragazza, infatti, i giudici britannici possono finalmente processare Restivo per l'omicidio di Heather.
essendo emerso un modus operandi che accomuna i due delitti come frutto della medesima mano. Anche a Elisa sono state tagliate delle ciocche, come a decine di ragazze potentine, pronte a confermare. Il 30 giugno del 2011, Danilo Restivo viene condannato all'ergastolo dalla Crown Court di Winchester per l'omicidio della 48enne Heather Barnett. L'8 novembre 2011, presso il Tribunale di Salerno, si celebra con rito abbreviato il processo a carico di Restivo per l'omicidio di Elisa Claps. Essendo prescritti tutti i reati più gravi, viene chiesta la condanna a 30 anni di carcere. Ma, secondo la signora Filomena Iemma, madre di Elisa, Restivo non avrebbe potuto fare tutto da solo, come non avrebbe potuto fare tutto da solo Don Mimì, il parroco della chiesa della Santissima Trinità. Viene così avviata un'inchiesta bis all'interno della quale verranno processate per falsa testimonianza le due donne delle pulizie della chiesa, sospettate di essere a conoscenza della presenza del corpo di Elisa già nel gennaio 2010, insieme a Don Wagno. Pare infatti che la scoperta del cadavere sarebbe avvenuta originariamente nel gennaio 2010, ma occultata da qualcuno, lo stesso che avrebbe provveduto a far sparire alcune travi del sottotetto per permettere la fuoriuscita dei gas cadaverici. Proprio l'assenza delle travi avrebbe poi portato alla presenza di infiltrazioni d'acqua nel sottotetto e ai successivi lavori di riparazione, dando però la possibilità di scoprire il cadavere. Ad un certo punto, alla procura di Salerno arriva anche la notizia che gli esami sulle tracce di sperma ritrovati sul luogo del delitto non sono riconducibili al DNA dell'unico indagato. In breve, la polizia ha trovato DNA di altri due uomini. Ma le ombre che aleggiano sulla vicenda sembrano essere ben più fitte. A complicare ulteriormente le indagini della Procura di Salerno sono gli oggetti presenti sul luogo del delitto, tra cui un bottone rosso presente sotto il corpo della vittima. Proprio il bottone potrebbe essere una delle chiavi di volta del caso. La famiglia Claps ha sempre fatto presente come nella vicenda vi siano stati diversi tentativi di depistaggi. Depistaggi e mancanze deriverebbero dalla presenza nella vicenda di nomi eccellenti. Si scopre infatti che il bottone rosso presente sotto il corpo di Elisa potrebbe appartenere all'ex parroco di Potenza, Don Mimì Sabia, deceduto nel 2008, ma in carica nel 1993. Il bottone non appartiene né agli indumenti di Elisa né a quelli di Restivo, mentre una foto del vecchio parroco, nelle mani della procura di Salerno, mostra una tonaca a cui manca proprio un bottone rosso dello stesso tipo ritrovato sul luogo del delitto. Depistaggi e mancanze vi furono anche nel 1993, all'indomani della scomparsa di Elisa, quando l'allora magistrato negò sia un mandato di perquisizione a casa di Restivo, non dando così la possibilità di sequestrare alcuni vestiti sporchi di sangue, sia l'acquisizione dei tabulati telefonici dei possibili sospettati di quella che allora era indicata solo come una scomparsa. Questa tuttavia non è l'unica pista seguita dagli inquirenti. Nella vicenda sarebbe presente anche un certo Eris Jäger,
un ragazzo albanese che frequentava il gruppo di Danilo ed Elisa, protagonista, secondo le pagine del diario della ragazza, di un tentativo di approccio. Jega sarebbe stato visto da un testimone avvicinare Elisa assieme al restivo e obbligare la ragazza a salire su una Uno bianca il giorno della scomparsa. Ma non è tutto. A febbraio 2017 verrà condannato in primo grado per falso in perizia Vincenzo Pascali, il genetista incaricato di eseguire rilievi sul corpo della piccola Elisa al momento del ritrovamento, che trascurò di rilevare il DNA di restivo pur presente, come rileveranno in seguito altri esami. La sentenza prevedeva 5 anni di interdizione dai pubblici uffici, 1 anno e 6 mesi di interdizione dall'insegnamento universitario e il pagamento di una provvisionale di 20.000 euro. Peccato che, nel 2018, il luminare professore universitario, ricorso in appello avverso la sentenza di primo grado, si vedrà emettere una sentenza di non luogo a procedere per avvenuta prescrizione del reato di cui era stato accusato. Ma tutti questi depistaggi, mancanze, omissioni da parte della magistratura, della Chiesa e delle autorità, volte a proteggere Danilo Restivo, rendono ancora più urgente un quesito. È inquietante la possibile risposta allo stesso. Chi è dunque Danilo Restivo? Un malato? Un perseguitato? Un essere normale con qualche piccola pulsione per i capelli femminili? Le malattie sono tante e quelle che portano gli uomini a perseguitare le donne hanno un comune denominatore: la mancanza di stima in se stessi, che non permette un corretto approccio interpersonale con l'altro sesso. Ma da dove e per causa di chi sono nate le deviazioni di Danilo Restivo? Per analizzare la personalità di Restivo non si può non partire dai fatti certi che riguardano il giovane, dai suoi tanti problemi adolescenziali, cominciando dall'accoltellamento dell'amichetto, per arrivare alle ciocche tagliate sui tram, alle 1.000 telefonate, anche con minacce, inviate alle studenti che abitavano di fronte a casa sua. E dopo aver analizzato questi fatti, ci si deve chiedere, perché Restivo, anziché venire curato, sia stato considerato solo un ragazzo particolare e protetto. È l'amore per il proprio figlio che travalica il pensiero che mai potrebbe pensarlo malato? O è il voler salvare l'apparenza all'esterno, ai propri concittadini, che non fa ammettere che sia necessario uno specialista in aiuto alla famiglia? Forse la risposta è in quest'ultima ipotesi, dati i milioni di lire spesi dal padre nei risarcimenti che di fatto bloccarono ogni atto giudiziario. Un'ipotesi, come si diceva, angosciante, che vedrebbe non solo la famiglia complice degli omicidi del figlio, ma anche i vari addetti alle forze dell'ordine e della magistratura, i prelati del luogo e chi, accettando i risarcimenti per non sporgere querela, ha di fatto azzerato la possibilità di una cura. Danilo Restivo, da ragazzo, vive in sostanza in una condizione di immunità totale. Anche dopo la scomparsa di Elisa Claps, quando, anziché subire un giusto processo con il favore del suo avvocato e di chi è incaricato alle indagini, si ritrova indagato per un reato minore,
o quando, nuovamente protetto dalla famiglia, viene mandato a spasso per l'Italia e per il mondo senza che nessuno prendesse alcun provvedimento medico volto a tenere sotto controllo il problema psicologico del ragazzo. Non è strano che in ogni luogo in cui abbia vissuto è accaduto qualcosa, o sono scomparse, o sono state assassinate delle donne. Possibile che la sua famiglia non abbia mai sospettato nulla. Possibile che non si siano resi conto che dovunque andasse accadevano fatti strani mai accaduti prima. Eppure, Fiamma Marzano, sua moglie, qualcosa aveva capito di quest'uomo. Tra l'altro, nelle intercettazioni ambientali si è scoperto che Restivo cercava nella moglie quelle coccole e quelle attenzioni, forse mancategli nell'infanzia. E lei, di diversi anni più vecchia di lui, lo trattava come fosse stato il suo terzo figlio. Due ne aveva avuti da un precedente marito e lo sgridava ogni volta che trovava ciocche di capelli o cose strane in casa. Ciò che tuttavia depone a favore di questa donna, che ai più è parsa dispotica e autoritaria, è la volontà di volerlo mandare in cura da uno psicologo. E dalle sue insistenze, continue nel tempo, lui ogni volta accettava, senza però mai prenotare o andare alle visite. In ogni caso, lei ci ha provato a salvarlo da se stesso, la sua famiglia e chi lo frequentava a potenza. Non ci ha neppure pensato. Mettendo insieme tutti i pezzi, si potrebbe dunque ipotizzare che il presunto assassino Danilo Restivo potrebbe avere tutte le caratteristiche di un serial killer internazionale. Autore di molteplici omicidi avvenuti non solo in Italia, ma anche in Spagna, in Francia e in Inghilterra. Il caso Claps si trasforma così, da realtà a romanzo giallo dai contorni ancora tutti da definire, quasi una favola cattiva, con barba blu, stavolta in carne ed ossa, con un nome vero e un volto. Il caso Claps diventa dunque una vicenda che ha tutte le carte in regola per essere ricordata in futuro come uno dei misteri internazionali più intriganti degli ultimi decenni.